No. Tilde non si è uccisa. Tilde è stata uccisa. Tilde, la bellissima donna che una notte, dalla fessura di una porta, avevo visto fare all'amore con un uomo di cui non avevo riconosciuto il volto. Ma chi poteva averla uccisa? Chi sapeva di questa morte? L'albergatore ambiguo e sensuale? Suo figlio Aitante e violento? Adriana, la moglie dallo sguardo allucinato? La figlia Irma, dolce e taciturna? E chi passeggia ogni notte sul lungo lago battuto dal vento? Chi? 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 Distribuito dalla Telesport, La donna del lago è un film i cui angosciosi interrogativi trovano una risposta solo negli ultimi fotogrammi. La donna del lago. Un film d'amore. Di tanto amore. Di violenza. E di morte. La donna del lago. Una grande interpretazione di Peter Baldwin, di Salvo Randone, di Philippe Leroy, di Pia Lindstrom, di Valentina Cortese, di Birna Lisi nel ruolo di Tilde. In un'allucinante atmosfera che la regia di Luigi Bazzoni e Franco Rossellini ha reso in tutta la sua carica di suspense. La donna del lago, il drammatico film che vedrete prossimamente su questo schermo.